benvenuti da Tina e Pippa e Yu! E oggi siamo qui per aprire insieme a voi tanti pacchi del sito Banggood! Sì ragazzi, siamo qui con un altro video dedicato a questo meraviglioso sito. Ormai abbiamo già fatto anche un altro video, ve lo lasceremo qua sopra, su Banggood. Perché hanno delle cose veramente bellissime e abbiamo preso delle cose di varie categorie, dall'abbigliamento fino a oggetti normali, quindi non di vestiti, perché veramente ci sono tante categorie, quindi potete anche voi scegliere tra tante cose. Qua sotto nell'info box vi lasceremo il link del sito www.banggood.com e anche il link di tutti questi prodotti, così cliccate su quello che vi interessa di più e scoprirete tutti i dettagli e anche quali altri colori ci sono di quel prodotto, le dimensioni, quello che volete voi. Ok, mi raccomando, e quindi acquistate anche voi su questo sito perché troverete delle cose bellissime. Allora, partiamo da questo. Abbiamo tanti pacchi, ne abbiamo ben 4, ragazzi, guarda un po'. 3 e poi 4, ma partiamo dal più piccolo. Ah, intanto vi volevo dire anche che abbiamo visto che ultimamente su questo sito Banggood sono arrivati anche i fidget spinner. Sono arrivati appunto da poco anche su questo sito e ci piacerebbe recensirli, quindi magari scriveteci nei commenti se vi piacerebbe. Allora, via. Allora, piano, non aprirli questi qua. Non aprirli. Eccolo qua, prima cosina. È da femminuccia, quindi per me. E sarebbe questo dischetto, che adesso comunque apriamo, che serve per le nail art delle unghie. Comunque adesso lo apriamo e vi facciamo vedere. Vai, aprilo tu. Ed è un dischetto che serve per decorare le unghie. Si mette lo smalto sopra e poi appunto si decorano. Molto molto, è bellissimo questo qui. L'ho scelto perché ha dei disegni molto belli. Lo scudetto dell'Inter. Allora, vedete, c'è ad esempio, eccoli qua, c'è il quadrifoglio, i fiorellini, io adoro i fiorellini sulle unghie. Poi qua c'è il cubo, quindi il dado, ci sono anche le note musicali che stra-adoro, queste qui. Comunque ci sono tanti disegnini da fare, quindi molto molto utili. Ok, Pippo, apri tu, vai. Vediamo un po' qua cosa c'è. Sì, alcuni pacchi li abbiamo già aperti, cioè gli altri due che vedrete li avevamo già aperti perché per sapere di quale azienda erano questi pacchi, perché non ci ricordavamo più bene. Comunque poi li abbiamo richiusi in modo tale che non si vedeva bene. Vai, Pippo, piano, Cosa c'è? Ah, sì, questo è bellissimo. È tuo? Sì, questo è bellissimo. Aspetta, facciamolo vedere. È francese! Sì, bravissimo, c'è la Torre Eiffel. Con scritto Paris qua ed è un portafoglio viola lilla, bellissimo. Paris Saint-Germain. Allora, francese. Vai, allora togliamolo. È bellissimo, secondo me questo è mio. Allora facciamolo vedere. Che bello. Sì. Allora, no, ma dentro c'è la carta, guardate che carino, è appunto lilla a pois, poi qua questo giallino bianco, qua la Torre Eiffel in rilievo. Poi qua invece dietro il normale, aprendo, guardate che carino, ha tutte le tonalità del rosa, quindi rosa fucsia, e anche azzurro. Poi qua vabbè, una carta. Guardate che bello dentro, tutto beigiolino, perché ragazzi, non c'è la carta. Ragazzi, non c'è un video dove non ci cade qualcosa. E poi qua c'è, aspettate, ve lo faccio vedere bene, così. C'è ancora una tasca qua, quindi c'è la tasca qua, poi qua, anche qua. Mi serviva tantissimo. Quindi ecco fatto, poi naturalmente lilla, appena l'ho visto lilla, comunque ci sono anche gli altri colori, quindi guardate bene tutti i colori che ci sono. Poi, no, prima l'altro pacco, questo qui è l'ultimo perché è più grande, che ha tante cose dentro. Allora, apri quello lì, ok, questo qua è più piccolo. Vediamo un po' cosa c'è. Vediamo. Ah sì, l'ho visto, sì, questi no. Qua... Appena li ho visti me ne sono innamorata, stra-innamorata. Ma tutto, per tu, per Pippo. Sì, nell'ultimo pacco ci sono tante cose per Pippo. Allora, questi qua sono tutti degli orecchini, comunque ce li tolgo. Sono tutte roselline, ma di tanti colori. Quindi si possono appunto abbinare con tutto. Cioè, con tutti i vestiti che metterò ci sarà di sicuro un orecchino che va bene. Perché guardate che belli. Ah, questo è tolto, che ci sono bianchi, rossi, azzurri, neri, rosa, viola... E poi si ripetono e sono glitterate. Cioè, guardate che belle! Sono bellissime, ragazzi. Poi questi brillantini danno un tocco fashion, un tocco chic. Bellissime. Poi naturalmente c'è la lilla. Come sempre.
Poi, ultimo pacco, poi ci sono delle cosine anche per Pippo. Che bella! Allora, la cosa carina di questi vestiti è che sono anche messi in queste bustine, quindi uno isolato dall'altro, molto molto bello. Ah, questa qui è bellissima, vero Pippo? Sì, la maglietta con la scimmietta. Con la scimmietta, c'erano veramente tantissime magliette e Pippo ha scelto questa qui con la scimmietta, grigia con la scimmietta qua, guardate, la scimmietta pirata. E taglia 6 anni ed è molto molto bella, vero Pippo? Comunque dopo le indosseremo insieme a voi, vero? Sì. Ve li faremo vedere indossate queste cosine. Molto molto, questa qui è bellissima secondo me. Sei troppo simpatica. Un'altra cosa scimmietta. Mia. Poi un'altra tua, sì. Hanno delle cose da vestire bellissime. Vai, questa qui è di un altro bellissimo colore. Eccolo qua, falla vedere. Bella blu, che ve la volevo far vedere da in piedi. Sì, tanto dopo la indosserai. Guardate che carina. Questo verde. Con l'ippopotamo. Con l'ippopotamo, con il costumino sulla tavola da surf. E c'è scritto Surfer Dude, una cosa del genere. Guardate che bella. Anche questa qui, 6 anni, sì. Troppo simpatica secondo me anche questa qua. Poi ci sono due magliette mie, quindi mi hai fatto due Pippo e due mie. Allora, tirala fuori tu. Sono bellissime anche queste qua, cioè, wow, io le trovo fantastiche. Allora, la prima, appunto, naturalmente due magliette belle estive, è questa canotta con queste tonalità zigzag, bianca, nera e fucsia. Secondo me è bellissimo, guardate che carina, un po' così, comunque dopo la vedrete indossata. È anche un po' larga così, leggera, ecco, per l'estate passa l'aria, è bellissimo. Bella fresca. E poi l'altra maglietta. Della Juve! No, è nera, sì. Bianca e nera, quindi della Juve. No, in teoria questo qui è argento, Non è bianco. Fammi adesso argento. Guardate un po'. Aspettate com'è. Ah, ok. Eccola qua. Ma dov'è argento? Qua. Sì, un po' bianca argentata. Guardate che bella, è quel modello con, cioè largo qua, che una manica sta giù, cioè una spalla sta fuori, si mette, ecco così. E poi da qui ha le labbra, bellissime labbra con rossetto bianco argentato. Cioè me ne sono innamorata, è bellissima. Adesso... Ok, adesso andiamo a... Provarmi. Eccoci qua. Bravissimo Pippo, eccole qua le prime due magliette indossate. E per te prima volevo far vedere la mia. Sì, lui per prima ha voluto mettere questa qui dell'ippopotamo. Allora girati bene, guardate come veste bene. E la taglia proprio di Pippo. Bellissima, è comoda? Sì. Sì, molto comoda, è fresca. Anche la mia ragazzi è freschissima, guardate che carina. La mia non è tanto canotta. Fresca. No, è fresca. E poi, sì, magari un po' dietro, è un pochino larga però... Cioè, non importa, adesso si usano, anzi, un po' larghe. Ed è bellissima. Ecco, adesso mi alzo un pochino. Guardate che carina. Bellissima, cioè, molto fresca, vedete? Anche larga, così. Ancora più fresca. Adesso proviamo gli altri due. Eccoci qua con le altre due magliette. Questa qui, ragazzi, la adoro. Allora, vai, diciamo questa qua secondo me è più comoda dell'altra, perché l'altra c'è un po' più caldo. Ah, ok, quindi questa qua li sta, ecco, anche dalle maniche si può vedere. Li sta un pochino più larga, quindi è un po' più comoda, ecco. Ti piace? Sì. Bellissima, questa ci mette. Ho notato che qua ci sono un po' come i peletti. Sì, sì, riprende un po' la, come, sembra, vero? La pelle della scimmietta, bellissima. E poi la mia, ragazzi, la adoro, guardate che bella. Che poi non scende subito giù, quindi potete decidere se metterla così, oppure già se farla scendere un po', così. Comunque secondo me è bellissima. No, no, solo una. E poi appunto giù, è così. Aspetta Pippo, fammi vedere. Eccola qua. Arriva giusto giusto qua, quindi perfetta. Salutaci. Ecco qui tutto quello che abbiamo preso da questo bellissimo sito. Bravissimo Pippo, eccole qua, quindi tutte le cose che abbiamo preso, le due magliette, più naturalmente le due che stiamo indossando, poi gli orecchini che ho anche provato, guardate che carini, ho voluto mettere queste qua, le roselline rosse, cioè guardate che belli, bellissime, mi piacciono tantissimo, di sicuro le userò tutte. Poi la cosa bella è che ce ne sono due paia per colore. Quindi, sempre per sicurezza, poi il portafoglio e anche il dischetto per le nail art.
Quindi, che dire, mi raccomando, visitate anche voi questo sito, è bellissimo, di sicuro troverete tante tante cosine belle belle da comprare, vero Pippo? Sì? E cliccate sui link che vi lasceremo qua sotto, mi raccomando. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete nuovi, iscrivetevi al nostro canale, così farò tanti altri video. Condividete questo video con i vostri amici e lasciamenti esta. Bomba! Bravissimo Pippo, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre, noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi, saluti da Tina e Pippo e il nostro ciao!